Le obbligazioni italiane e spagnole calano da 7 settimane, la sequenza di perdite più lunga dal novembre 2011. Le prospettive di una fine dello stimolo monetario della Federal Reserve pesano sugli attivi ad alto rendimento. Siamo a rischio di una recrudescenza della crisi del debito? Lo chiedo a Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda, in collegamento internet da Milano. Ciao Vanni, bentornato all'Organza. Ciao Luciano. Dunque, è chiaro a tutti che è stata la relativa calma dalla fine di settembre 2012 sul mercato obbligazionario, dall'impegno di Mario Draghi a comprare le obbligazioni dei paesi che ne avessero fatto richiesta e si fossero sottoposti ad un programma di aggiustamento fiscale, a dare la sensazione di un rallentamento della crisi del debito. Ora, le obbligazioni italiane e spagnole calano appunto da 7 settimane, con il relativo aumento dei rendimenti. Nell'obbligazione cala il prezzo, aumenta il rendimento. Era dal novembre del 2011 che non si vedeva una fase così lunga di aumento dei rendimenti, cioè del costo dei finanziamenti e quindi del pericolo di una recrudescenza della crisi del debito. L'annuncio della Federal Reserve, Vanni, di una possibile riduzione dello stimolo monetario per fine anno che conduca al termine intorno alla metà del 2014 rischia di riaccendere la crisi del debito. Il rischio che si riaccenda la crisi c'è sempre, però a questo punto la responsabilità non va cercata nella politica monetaria della Fed, ma va cercata piuttosto nei comportamenti degli attori principali, vale a dire dei paesi oggetto della crisi. Se questi paesi, i governi di questi paesi non hanno approfittato di questo momento per impostare quantomeno delle riforme strutturali che potessero essere credibili per i mercati, ovviamente il rischio di una recrudescenza della pressione sui titoli di Stato e sulle emissioni del paese c'è senz'altro. Il rendimento del BTP decennale è salito di 34 punti base fino al 4,62%, il massimo dal 3 aprile, la scorsa settimana, quella appunto terminata venerdì 21 giugno. Oggi, lunedì 24 giugno, il rendimento continua a salire di altri 8 punti base, arriva al 4,70%. Quello spagnolo ha superato nel frattempo il 5%. Significa che gli investitori stanno uscendo dal debito italiano e spagnolo. Il ministro delle Finanze Fabrizio Saccomanni e anche il suo collega spagnolo Luis de Guindos hanno detto che questo aumento dei rendimenti delle obbligazioni statali non durerà a lungo. È un momento difficile, dice il ministro delle Finanze spagnolo. Quando c'è un sostanziale cambio nella politica monetaria di un paese come gli Stati Uniti, si ha questo effetto. È chiaramente una tensione dei mercati globali originata dall'esterno, dice il ministro Fabrizio Saccomanni. L'aumento dei rendimenti è probabilmente dovuto ad aggiustamenti di portafoglio, che insomma è piuttosto ovvio che sia così. Sì, Italia e dai, sai. Spagna dunque minimizzano Vanni, ed è questo che a questo punto della storia farebbe probabilmente ogni ministro delle finanze, minimizzare. Ma hanno ragione a farlo? Io credo che in questo momento non abbiamo gli elementi per dare un giudizio su un possibile scenario futuro. Perché penso questo? La reazione dei mercati alla comunicazione della Fed è stata molto emotiva. Quindi la prima cosa è stata portare a casa i profitti laddove si avevano, soprattutto sui carry trades, quindi l'effetto sui bonds degli emerging markets, sull'azionario degli emerging markets, su tutti gli asset rischiosi. È stato un calo generalizzato, una pressione di vendita su tutte le asset classes. Quindi credo che siamo nella fase di reazione emotiva. I mercati poi, gli investitori poi si troveranno con la liquidità riveniente dalle vendite che hanno effettuato e quindi dovranno a un certo punto, dopo aver metabolizzato il nuovo paradigma annunciato dalla Fed, dovranno stabilire che tipo di allocazione per la liquidità effettuare. Quindi credo che sarà necessario aspettare quel momento prima di esprimere un giudizio sugli effetti collaterali dell'annuncio della Fed.
lo spread, famoso differenziale di rendimento tra il rendimento italiano, ad esempio, e quello tedesco, che viene sempre preso come punto di paragone per gli altri vari paesi europei. Non riflette la preoccupazione dell'aumento dei rendimenti, perché sale anche il rendimento del decennale tedesco. Dunque la differenza rimane più o meno simile, fino al massimo dell'aprile 2012, che comunque rimane un 1,78%. Significa un differenziale tra il rendimento italiano 4,70 circa e l'1,78% tedesco intorno a 292 punti base, molto meno preoccupante appunto di un rendimento al 4,70% che cammina verso il 5%. Ora più che mai è il caso di guardare ai rendimenti, dunque vanno invece che al famigerato spread. Lo spread torna fuori in ogni momento in cui i mercati sono nervosi, se ne parla anche sui giornali, ritorna all'attenzione del pubblico. Di fatto lo spread è un elemento importante perché esprime la fiducia degli investitori in un determinato paese relativamente ad un paese che è considerato un investimento sicuro, quindi non va scartato come parametro. Però detto questo, mi pare che in questa fase di cambio di paradigma di politica monetaria importante, in questa fase sia necessario focalizzarsi sulle curve dei rendimenti, perché abbiamo assistito ad un irripidimento delle curve dei rendimenti, vale a dire ad un incremento dei rendimenti richiesti dagli investitori sulla parte lunga della curva, quindi su scadenze lontane rispetto alle scadenze più vicine, in tutte le parti del mondo, a cominciare dal Giappone, a cominciare dagli Stati Uniti e anche in Europa. E quindi le curve dei rendimenti esprimono le aspettative degli investitori sulla crescita sostanzialmente e sulla futura politica monetaria adottata dalle banche centrali, quindi sull'andamento dei tassi di interesse. Quindi una curva più ripida esprime una fiducia degli investitori nello scenario delineato da Bernanke, quindi nello scenario di una crescita in fase di ripresa e di un ciclo in fase di inizio e soprattutto di un'economia americana in questo caso in grado di camminare con le sue gambe. La curva dei rendimenti è un grafico dove qua ci sono le varie scadenze, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, fino a 30 anni, e poi su il livello dei rendimenti. La curva sarà ripida se via via che aumentano le scadenze i rendimenti aumentano, o sarà più piatta se invece i rendimenti hanno meno differenza fra loro a seconda delle varie scadenze, no? L'irripidirsi o l'appiattirsi della curva dà segnali che ovviamente sono importanti. Il pericolo dell'aumento dei rendimenti, quello vero e proprio per un paese come l'Italia, qual è? Un aumento nei tassi di interesse che il governo paga per finanziarsi, senza un uguale o simile o addirittura anche più alto aumento del tasso di crescita del paese, mette ancora più in pericolo quella che viene definita la sostenibilità fiscale. Quindi si spende sempre di più per il debito, si spende sempre meno per il paese e anche si ha meno energia per rimettere a posto i conti. Questo è il pericolo dell'aumento dei rendimenti. Assolutamente corretto. Di fatto, se l'aumento del carico fiscale conseguente all'aumento del costo del debito sottrae ovviamente risorse che potrebbero essere destinate viceversa al finanziamento della crescita, quindi è senz'altro un gatto che si morde la coda. Però mi pare che al momento i rendimenti che il mercato sta esprimendo non siano tali da poter far pensare all'innesco di un circolo vizioso che porterebbe magari a un vortice, a un tourbillon come quello che abbiamo vissuto in passato. Infine, il possibile ritiro del supporto monetario da parte della Federal Reserve rimette il peso di risolvere la crisi sulle spalle dei governi europei? Il terrore del ridimensionamento dello stimolo della Fed, che appunto ha messo i mercati in convulsione, rischia di cancellare i limitati progressi fatti dal governo italiano. L'Italia non può più contare sulla compiacenza del mercato come un aiuto per sgattaiolare dalla crisi del debito?
Guarda, credo che comunque la compiacenza dei mercati ci avrebbe accompagnato ancora per poco, qualora poi anche i mercati più compiacenti del mondo, che però constatassero che non c'è un'azione, una solida azione, un'azione strutturata e organica del governo di un paese per attuare le riforme e le ristrutturazioni necessarie per avviare l'economia sul sentiero della crescita, credo che comunque prima o poi le ripercussioni sarebbero fatte sentire, per cui credo che la mossa della Fed, peraltro era prevedibile, non faccia altro che spingere, diciamo, nell'angolo di fronte all'evidenza e alle responsabilità i paesi che devono introdurre riforme necessarie. Poi sullo sfondo rimane il fatto delle elezioni tedesche e c'è un'assunzione per cui noi siamo portati a pensare che niente al mondo possa succedere prima delle elezioni tedesche. Dunque, se la crisi deve tornare, non torna prima delle elezioni tedesche, è così. Senz'altro l'interesse del governo tedesco è arrivare alle elezioni in un clima di, tra virgolette, serenità, perché ovviamente vorrebbe dire che la politica adottata dall'attuale governo tedesco è stata positiva e ha portato l'Europa sulla strada dell'uscita dalla crisi. Credo che tutte le armi politiche verranno messe in campo per far sì che il clima in cui si svolgeranno le elezioni tedesche sia questo. Quindi anch'io francamente mi immagino che prima delle elezioni politiche tedesche sia difficile immaginare un regolamento di conti nei mercati più significativo di quello cui abbiamo assistito. Vanno Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda, in collegamento da Milano. Grazie Vanni, a voi per averci seguito e arrivederci.